Gambe Club verrebbe fuori nell'eventualità che lei non trovi soci per mettere dentro alla società, se non ho capito male. Dentro a questo 45% ci andrà anche l'associazione Noi Sambo, oppure una cosa allora, staccata? Perché questo è il discorso. Allora, qualora, così ci capiamo, qualora io martedì faccio un accordo con, adesso dico un nome per farvi capire, con Della Valle che entra in società, va bene così, penso che va bene a tutti, no? Adesso magari questa sarà. Qualora questo non ci sia, ma ci sia un discorso tanto avanti, con Deodati non è cambiato niente, cioè adesso non ci sono riuscito perché comunque a parlarci perché è stato male, per davvero, cioè non ha 80 anni, poi sono, c'è i suoi problemi, però lui mi ha garantito a me e ha garantito a persone di questa città, perché anche Deodati mi è stato mandato da un vostro concittadino molto importante e serio, quindi mi ha garantito che o entra o fa la sponsorizzazione importante, quindi questo io lo considero. Per quanto riguarda questa questione, è una mia idea, non è di nessuno, nel senso di dire, prendiamo la Club Samba, gli diamo il 45% della San Benedettese, facciamo tutte quote da 5.000 euro e chiunque può comprarle. Poi, la Noi Samba, così ci capiamo, la Noi Samba non ha importanza che compri le quote, veramente secondo me non le deve comprare. La Noi Samba può pure entrare in società per il 5%, il 3%, il 4% a sino del 5%, non lo so, senza comprare nulla, ma può starci dentro esclusivamente per fare quello che le associazioni del calcio fanno in tutto il mondo, in tutta Italia, cioè aiutare la San Benedettese a cercare di fare, a parte l'organo di controllo, ma questo controllo anche senza in società c'è stato sempre, perché io con l'associazione mi sono sempre confrontato, ho sempre fatto vedere i conti, ho sempre fatto vedere la trasparenza di tutto, questa è una cosa che non mi si può, diciamo, anche troppo forse. Per quanto riguarda il resto, dà una mano a sgravare dei costi, cioè pensate se riusciamo a fare con l'associazione tramite tifosi un sistema per poter farvi fare il corso a qualcuno che ci dà la mano e ci leva nel fiore, pensate che costo enorme che ci rivedremo, questa è una cosa che a Taranto hanno già fatto, ora hanno fatto anche da Venezia, se non vado errato. La campagna abbonamenti, quanto voi che siete tutti di San Benedetto, quanto potete essere utili, andare a rompere i coglioni, scusate, a tutti quanti, di far piede due abbonamenti e non rompere i coglioni, quanto potrebbe essere utile le sinergie che stiamo facendo, la storia dei pullman, che forse riusciamo tramite l'associazione ad averli gratis, oppure il ritiro dell'Ipsia che potremmo avere. Cioè, questi sono i compiti che deve fare un'associazione. L'associazione nasce come organo di controllo, perché questo è come organo di aiuto alla società, punto. Ma viene creata quando arriva al 45%, no, oppure può fermarsi no, anche al... No, no, la creiamo subito, se magari se sarebbe al 45%. No, poi, voglio dire, come entità dentro la società... L'entità, ho detto, io metto a disposizione il 45%, perché? Perché la maggioranza rimane a me, perché questo è quello che sono le mie di condizioni, perché se no... Se mi devo mettere a fare società con 10.000 persone, quello dice voglio questo giocatore, cioè questo non esiste, non può esistere, questo in maniera molto trasparente. Poi chi non è d'accordo non le compra, cioè, ma chi se ne frega, fa tifoso, paga il biglietto e fai della partita, cioè nessuno, non possiamo accontentare tutti, dobbiamo prendere la linea, se no qui si va fuori da tutto il binario. Se come entità bisognava arrivare a 45 per forza, ma magari se ci arriviamo vuol dire che ho fatto un grande successo, può darsi pure non vendevo nemmeno una quota, quindi significa che non c'era bisogno, e questo dopo sta la città. Però ripeto, a me la prima cosa che mi interessa, che poi alla fine è quella più reale e quella che poi alla fine di tutte queste chiacchiere c'è sempre quella, ci sono io e gli abbonamenti, i tifosi. Questo, i soci siamo questi in questo momento, questa è la verità. Poi se riusciamo a chiudere meglio vuol dire che affronteremo una società con un campionato migliore. È stato chiaro? Rispetto all'anno scorso il budget... perché ieri definiva leggermente inferiore il direttore. Potrebbe... Il budget non è quello, dunque noi per quanto riguarda... Abbiamo fatto un budget chiaro. Noi abbiamo fatto un budget chiaro per fare una squadra, per cercare di vincere, per sempre cercare, perché vincere, ripeto, non è mai semplice. I giocatori di spessore li vedete, vi informate, capite chi stiamo prendendo. Il budget siamo riusciti ad abbassarlo, perché? Ma non perché c'è il mago Zurlino,
abbiamo passato, se non di molto in questo momento, l'abbiamo passato perché, primo, perché ci sono stati giocatori che si sono ridotti da solo lo stipendio e quello che vi ho detto, diciamo, di cifre importanti anche. Secondo, perché sono stati abbattuti dei costi importanti, anche se ho visto che qualcuno ancora non ci crede, per esempio la storia del contratto Ioma, che vi invito ad andare a Porto d'Ascoli, e chi ha ancora dubbi che dica coglionate, ma io coglionate non le dico mai, dove c'è il negozio di Ioma, che è del signor Lattanzi, si chiama Viva Sport, così che faccio nome e cognome e chiedete a loro se abbiamo fatto questo contratto. La presentazione della maglia arriverà prima possibile, ho sollecitato ieri il responsabile Ioma, ma ci siamo messaggiati perché loro stavano facendo la presentazione e hanno preso il quaderno calcio, così siamo più chiari. Mi ha promesso che prima possibile arriveranno queste maglie per presentarle, però loro le fanno all'estero, quindi questo è il problema del ritardo. E con loro abbiamo fatto un bel accordo dove è sia settore giovanile che per quanto riguarda la prima squadra, è la fornitura è gratis, tutto completamente. Sto provando a fare anche un'altra cosa, ma questa non la date per scontata, perché con l'associazione stiamo cercando anche di far partire la scuola calcio, che sarebbe una cosa molto bella. Credo che ci riusciremo, ci abbiamo lavorato. Sto provando a cercare se riusciamo a farci rientrare in questa convenzione anche la scuola calcio, ma un po' più difficile, magari anche se ci fanno uno sconto la prendiamo uguale. Ecco, questo è il risultato. Quindi abbattimento dei costi, i giocatori che si sono ricordati. Abbattimento dei costi importanti, esatto, perché poi il ritiro dell'altro anno che abbiamo fatto quando siamo tornati per un'esperienza ad agosto, qui io non nessuno mi ha avvertito, ma non ci ho nemmeno pensato per la fretta che agosto è tutto pieno qua, ringraziando Dio. Quindi siamo dovuti andare a spendere dei soldi per portare i ragazzi nel ritiro alla Grotta a Mare. Quest'anno, se riusciamo a chiudere il discorso Ipsia, riusciamo, grazie anche all'associazione, a ridurre i costi. Se riusciamo anche a trovare lo sponsor dei Pullman, che forse stiamo trattando, abbattiamo i costi. Cioè, anche questo va detto per onor di cronaca, anche una riduzione dei costi è stata accettata anche da quelli che sono fuori dalla squadra e dal segretario, tutti quanti, cioè si sono tutti autoridotti loro, diciamo, le loro spettanze, quindi questi sono tutti i costi che abbiamo risparmiato. L'iscrizione comunque, pure quella rispetto all'altro anno, è meno della metà, insomma, perché l'altro anno abbiamo pagato 120, quest'anno ho pagato 50, e quindi sono tutti abbattimenti che stiamo facendo. Se riusciamo anche adesso a risparmiare sia sugli steward e forse riusciremo a risolvere anche un problema del vitto, perché sempre grazie all'intervento della provincia forse riusciamo anche a far discorso della mensa di Lipsia, quindi riusciamo a battere costi importanti, quindi questo ci fa in modo, cioè i risparmi di spesa li stiamo cercando di fare tutte, e adesso vediamo quello che è poi spese folli da giocatori, non li facciamo perché comunque non so più tempi, ma dobbiamo comunque rispettare i nostri budget, questo è quello che stiamo facendo. Abbiamo speso già un intervento importante sul campo, lo dico perché comunque sapete che l'altro anno era stato abbandonato, agosto non era più possibile perché i lavori si fanno a maggio, a giugno, li abbiamo già fatti, grazie comunque anche all'Arte Verde che è il nostro partner che ci dà una mano, abbiamo rifatto il campo, sta in ottimo stato, non so se l'avete visto, lunedì, martedì per il tempo permettendo riprocederemo addirittura alla rizzolatura con il tappetino verde di nuovo delle zone delle aree delle porte, perché comunque quelli ogni anno sono così, e abbiamo dato anche abbiamo dovuto fare un intervento straordinario perché c'era il campo era malato e quindi abbiamo dovuto fare anche un lavoro del genere. Ha fissato uno stop entro il quale bisogna andare per il discorso dell'allargamento della base? Ma no, libero, no. Anche perché per cercare di lanciare poi il discorso del Summer Club, no? No, io non metto, cioè se non è che se io dico allora guardate, martedì è stop, poi mercoledì mattina mi viene uno. No, lo stop non c'è, io vado avanti come se non ci fosse nessuno. Poi se anche in corso arriva qualcosa che viene a far parte della società, entrerà e faremo meglio a gennaio o faremo meglio il prossimo anno, cioè io non scarto nessuno. In questi momenti se entra qualcuno che viene a portare soldi non lo cacciamo via perché già è difficile. Quindi questo rimane aperto. No, ma io lo dicevo. Io vado avanti, cioè se non c'è nessuno che verrà a far socio, apriremo il discorso Stand Club. Se poi arriva qualcuno farà parte del progetto anche lui. Proprio in virtù di questo.
certo, no, io vado avanti, noi andiamo avanti, andiamo avanti. Anche perché non so la risposta di questo Sam Club, cioè io non lo so, non sa nessuno, perché può darsi pure abbiamo un Sam Club e non vediamo ancora. Parlavo quindi... proprio in termini di Sam Club. No, andiamo avanti, non c'è nessuno stop. Tutto è utile, anzi, se tu vuoi comprare una quota come primo saresti anche. Questo vale anche per il messaggero e per il resto del carrino, perché tutti questi soldi che ci avete, insomma, dai.